Io sono la professoressa Maggitti, ho accompagnato i ragazzi per questa uscita e avevamo visto lo spettacolo e stavamo uscendo dall'edificio. Alcuni di noi avevano già sceso le scale, sia prof che docenti, altri si accingevano a farlo, tra cui io, che ero appunto sul pianerottolo, quando ho sentito appunto un fortissimo rumore e ci siamo spaventati e appunto dei ragazzi, la struttura ha ceduto, la scalinata in legno ha ceduto e alcuni ragazzi sono andati giù, però sopra le travi, fortunatamente non sotto, ecco. E quando io sono riuscita a vedere, mi sono avvicinata un po' per vedere, poi i ragazzi mi hanno detto: "Fermo, prof, dove va?" Sono andati giù e ho visto che si erano già rialzati alcuni, quindi ho ben sperato. Poi a noi ci hanno fatto tornare indietro, ci hanno fatto uscire dall'uscita di sicurezza, anche perché da lì non potevamo più passare, ovviamente, non essendoci più la scalinata. E una volta sotto il personale ci ha detto, appunto, il personale del teatro ci ha detto di metterci di vicino ad aspettare appunto i vigili del fuoco e i soccorsi. Ecco, io ho immediatamente constatato che due mie alunne si erano fatte male e qualche altro pure, due alunne della mia classe, e qualche altro pure qualche lieve scoriazione. Quindi le classi più coinvolte sono state tre, su nove. Noi per fortuna direttamente non ho visto niente, però comunque quando mi sono diretto verso la fila ho visto comunque che erano spaventati e che tornavano indietro. E in effetti sì, c'è stato il crollo comunque. Io per fortuna non ho visto niente, ma è stato brutto, è stato abbastanza spaventoso. Io ero dentro al teatro e purtroppo ci siamo accorti che erano cadute queste scale e allora siamo andati tutti a vedere ed effettivamente abbiamo visto proprio la scena con tutte le scale che erano crollate con le persone sopra ed è stato veramente brutto da vedere perché comunque non è accettabile una cosa del genere, volevamo soltanto divertirci, invece ci siamo ritrovati in questa brutta situazione. Cosa avete fatto dopo il crollo? Dopo il crollo siamo scesi nelle scale di emergenza e basta, noi anche perché io stavo leggermente stavo leggermente fuori, quindi non siamo usciti nelle scale di emergenza e basta.